Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, esordisce negli anni 80 a radio DJ, lanciato dal talent scout Claudio Cecchetto, in qualità di DJ, e si afferma successivamente come conduttore televisivo a partire dagli anni 90, conducendo diversi quiz e programmi di intrattenimento, sia sulle reti Rai, sia su quelle Mediaset. È stato il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo per 4 edizioni di seguito, 2020, 2021, 2022 e 2023, ed è stato confermato nello stesso ruolo anche per il Festival del 2024. Amedeus ha pubblicato un video su Instagram, uno spezzone del programma che ha condotto Soliti Ignoti. Con lui, come partecipante, appare un uomo, Siniša Mihajlović. L'uomo era un allenatore e calciatore serbo, oltre che un amico per Amedeus e molti altri personaggi noti. Siniša è deceduto pochi giorni fa, il 16 dicembre a Roma, a causa della leucemia che dal 2019 gli ha lasciato scampo. L'allenatore, a soli 53 anni, ha lasciato una moglie Arianna, 6 figli, ancora molto giovani, e tantissimi fan, tifosi e amici che lo hanno sostenuto negli ultimi anni. Amedeus e Siniša appaiono sorridenti, divertiti, e si scambiano sguardi complici. Un rapporto amichevole e sincero. Il presentatore ha accompagnato il video con le parole «Grande Siniša» e un emoji con un cuoricino rosso. Queste due parole sono poche ma dicono tantissimo. Nei commenti si può leggere la tristezza e amarezza dei fan del calciatore e di chiunque lo conoscesse. Perché l'uomo era una bellissima persona, e questo Amedeus lo sapeva bene, e ce l'ha voluto ricordare con questo bellissimo postale.